Partita ancora una volta da altri tempi, quella della Rombiolese che questa oggi con un 3-2, questa volta a suo favore, riesce a vincere a Borgi. Una partita difficile a dimostrazione del fatto che Mister Grande, la sua squadra è attesa dappertutto come una squadra giustamente che si deve battere, perché è una grande formazione che mira alle posizioni altissime della classifica. Questa volta merito vostro di aver risolto la partita a vostro favore. Ha detto bene lei, la cosa più giusta è che purtroppo per fortuna, non so se questa è una fortuna, ogni domenica quando andiamo in campo, dove andiamo, ci aspettano tutti, è una battaglia, per le nostre avversarie è quasi un vanto fare punti o batterci, così come deve essere giustamente nello sport e nel calcio nello specifico. Abbiamo avuto la meglio, però penso che oggi i miei ragazzi in inferiorità numerica ci hanno messo veramente il cuore, sono stati encomiabili. Noi aspettavamo una partita come questa per tirar fuori, al di là delle nostre qualità tecniche e organizzative dal punto di vista tecnico, anche un atteggiamento adeguato alla categoria, perché non è facile calarsi, e l'abbiamo fatto forse nel campo più difficile, perché Borgia è un campo che costruisce le sue vittorie sull'agonismo, sulla forza e su 3-4 giocatori veramente invidiabili che a me piacciono molto. Tra me, comunque, gliela faccio per la seconda volta la stessa domanda: un po' di nervosismo nella sua squadra? Nervosismo, sì, perché dobbiamo cercare di migliorare sotto questo aspetto, anche perché è una cosa che si rivolge sempre contro di noi: perdiamo giocatori, non siamo lucidi nelle scelte delle giocate da fare, e non va bene, dobbiamo essere più tranquilli. Di questo sono un po' rammaricato e mi dispiace, però certe volte certi nervosismi vengono anche innestati da una miccia che non ci dovrebbe essere, specialmente da noi addetti ai lavori. Penso, non mi sono piaciuti alcuni comportamenti, al di là, i ragazzi in campo sono stati encomiabili, si sono battuti, si sono stretti la mano alla fine, e io ho fatto i complimenti ai giocatori del Borgi, però da fuori non mi piace questo atteggiamento che abbiamo noi, ti dico la verità. Voi andiamo dalla parte del Borgia, Gigi Abruzzo, comunque una partita che addirittura avete perso in superiorità numerica, Gigi. Purtroppo sì, il Rombiolese onestamente ha meritato di vincere, perché ha lottato fino all'ultimo momento, anche essendo in 10, e noi siamo una squadra che gioca a calcio, a volte non siamo forse cattivi agonisticamente, sempre intendo, quello ci sta un po' penalizzando quest'anno, però è una squadra di giovani, come lei sa, molti ragazzi, è una squadra che gioca con due, diciamo, anziani che sono dell'89, altri 85, 96, 97, 98. In questi momenti bisogna stare tranquilli, uniti e andare avanti, c'è il tempo per riprendersi e siamo fiduciosi, ecco. Comunque c'è da notare che la vostra è una squadra più o meno che è rimasta la stessa quella degli altri anni, degli anni precedenti, al di là del fatto che l'anno scorso avete lottato fino alla fine per salvarvi, però è una squadra che, non dimentichiamolo, ha fatto bene in campionati precedenti. Sì, il primo anno di prima categoria, senza dubbio la squadra ha fatto un bellissimo campionato, si ricorda anche lei, abbiamo fatto anche la finale di Coppa Calabria, e quest'anno l'abbiamo ulteriormente ringiovanita nei ragazzi, perché puntiamo sui giovani. Noi facciamo la squadra per quello che la società sa di poter fare. Noi vogliamo fare quello che possiamo, non vogliamo fare le cose al di là di quello che è possibile fare, quindi siamo fiduciosi comunque. Eppure la partita, ha detto, che anche contro una Rombiolese che è una signora squadra, avevate avuto l'opportunità voi del 3-2, sulla ripartenza avete beccato il gol dello svantaggio. Sì, infatti è proprio così, è proprio sulla ripartenza che abbiamo avuto. Il nostro ragazzo lì, un po' forse l'emozione, è un ragazzo che gioca la prima volta quest'anno, ha mancato il tap-in per fare il 3-1, il 3-2, e poi è andata come è andata. Bisogna accettare il verdetto del campo, se si vuole migliorare nel nostro ambiente bisogna accettare il verdetto del campo e basta.